Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Quindi, bentornati in casa Redfield. Iniziamo così, ragazzi. Ehi, hey, Sherry, sono Mirko. Ti va di passare del tempo assieme stasera? No, caro, perché come potete vedere è Natale e io, ragazzi, ci tengo a dire una cosa. Purtroppo ho dovuto vestire di nuovo i nostri con gli stessi abiti nello scorso episodio perché um, c'è stato l'aggiornamento il 13 novembre per l'uscita di Nuove Stelle, ragazzi, io sto registrando proprio uh, oggi che è uscito Nuove Stelle, e, um, e quindi, ragazzi miei, uh, non ho visto ancora niente, ma guardate, aggiorna lo stato sui social media fama. Controlla il diario dei social media, controlla i follower totali Chiama la coordinatrice dell'evento perché sì ragazzi c'è la sfida Aggiungi la storia su Simstagram Va bene, qua non mi sembra nulla di nuovo uh, Vabbè, paga le bollette ragazzi, santo cielo Ecco, pagali poi tesoro, va, visto che ora tu sei l'erede, datti da fare Ehm... Um, Cos'altro c'è? Animale di Simstagram, vabbè Faccio un selfie, ok, no, nulla di nuovo Quindi ragazzi miei, eh, cosa è successo? Che praticamente questo aggiornamento ehm, ha portato a un bug mistico ragazzi Perché per me questi bug sono mistici Per cui se si entra nel CAS ehm, si invecchia Cioè praticamente aumenta, uh che fico! immagine pubblica Reputazione Neutra Sim sconosciuto, vabbè Aumenta la barra ragazzi e sinceramente, non è proprio il caso, direi perché nella Legacy Challenge non possiamo usare trucchi, non possiamo fare niente. Se invecchiano così nel nulla, ragazzi, mi rode pure parecchio, quindi ho um, deciso, come vi avevo anticipato nello scorso episodio, di festeggiare con la nostra famiglia Redfield anche il Natale. Vi mostro una cosa, però, il giorno dopo ci sarebbe anche. Ho programmato tutte le festività all'epoca, ragazzi, anche Santo Stefano. C'è un barbecue da bere, pasto grandioso, spirito festaiolo, invita gli ospiti. Io pensavo di fare questa cosa, però, ragazzi, solo con, um, con i giovani, diciamo, e quindi con il gruppo di Sherry, no? Um, anche, anche Rebecca dovrebbe farsi degli amici, ragazzi. Ma vabbè, dettagli, ora uh, ci lavoreremo su. Però sì, di farlo solo con i giovani. Ditemi voi se secondo uh, voi appunto può essere un'idea carina, festeggiare anche il Santo Stefano. Solo con i ragazzi, oppure se magari, vabbè, basta il Natale, basta la vigilia. Ditemi voi, fatemi sapere. Oh mio Dio, no! Manca poco alla scomparsa di Gillian Trae. il massimo da questi ultimi giorni. Ma com'è possibile? Di già. No, Gil, tesoro, non puoi dirmi. Non può, ma perché? Non è giusto Non ha la barra piena, ragazzi, ma che tristezza Non ce la posso fare, questo qui mi invecchia Hai voglia a te ancora, cioè, mi sta per invecchiare fra due giorni Ma io non lo so, ragazzi, ma che triste È vero che lei si è... Cioè, ha fatto tutto con molto ritardo, ragazzi, eh, obiettivamente Però è proprio triste Cerca un lavoro, allora, voglio pensi... vedere le carriere eh, non ho visto ne proprio neanche niente ragazzi quando c'è stato l'aggiornamento Quindi ancora non ho visto la visuale in prima persona Non ho visto la mazza Oh Allora la prima carriera che compare è attrice Gli attori dovranno farsi rappresentare da un'agenzia di spettacolo Le luci della ribalta chiamano, le telecamere sono puntate Aspetti il momento del tuo primo piano Hai il compito di infondere energia nelle parole del copione e di dare vita al tuo personaggio eh, cercando una comparsa. Paga media 640 simoleon, ma è cambiato il modo di... Ah, oh, no. Eh, pensavo fosse cambiato, ragazzi. Eh, credo ci sia... Oh, no, ecco, infatti... La nostra influencer di stili, ragazzi, eh beh, identificando i colori giusti, i motivi di tendenza, gli abbinamenti di completi sconosciuti al grande pubblico e riconoscendo la persona più idonea a fare da tramite per simili intuizioni, l'influencer di stili può orientare il mondo verso un fine più coerente, tramite la carriera creatrice di tendenze e stilista. Io vi dico sinceramente, ragazzi, allora... Per lei questo non lo vedo molto adatto. Se proprio dovessimo più avanti però non adesso scegliere forse questo. Perché immagino magari ragazzi in realtà che lei possa partire per esempio come ballerina. Perché vi ricordo che il suo obiettivo è no, quello di. Um, andiamo però a convocare. Ok, abbiamo iniziato il raduno. Quello di diventare appunto no, una ballerina ragazzi eh, famosa per la sua scuola di danza con i suoi no, amici. Ehm, però ragazzi, secondo me col tempo, Festival invernale potrebbe no trasformarsi in una carriera. Cioè potrebbe proprio entrare nel mondo dello spettacolo a tutti gli effetti, diciamo. Io non lo so, ce la vedo. Ditemi voi cosa ne pensate. Intanto ballate, anzi. Balla insieme, va che il gruppo si deve scatenare qua perché non sia mai tu freddo, eccola lì, calpestata la cacca dell'animale, ma no ma perché, ma lei chi è, scusi perché brilla tutta d'immenso che le è successo, fermi, fermi superstar planetaria, ragazzi la nostra Judith Ward io ragazzi sono entrata, cioè quando esempio, ho installato la nuova espansione a mezzanotte sono entrata giusto per vedere la mappa, della nuova no, del nuovo scenario e ha visto che ci sta questa ward. Però non ho idea di chi sia, quindi vai, balla pure tu, tesoro. Ah, Gill. Questa potrebbe essere una delle tue ultime feste. Forza, dobbiamo assolutamente invitare. Eh, va in pensione, non sarebbe tanto male. Ditemi voi, ragazzi, la mandiamo in pensione o la facciamo lavorare proprio fino alla fine? Perché fermi tutti. Cioè, lei fondamentalmente, eh, vedete, cioè. Mh... Ha fatto tutto quello che doveva fare da quel punto di vista lì. Però, ragazzi, non ha ancora realizzato, vedete? Non, credo anche che non riuscirà, ragazzi, a realizzare la sua aspirazione. Ed è triste, veramente triste, ragazzi, perché è l'ultimo step. Guardate, è veramente triste non, non riuscire. Però, chi lo sa, magari arriva il messaggio. A volte schiattano praticamente. Poco dopo, altre volte invece, diciamo, mh, vivono ancora qualche giorno. Quindi ditemi voi, pensioni? La mandiamo in pensione o no, ragazzi? Perché non lo so, sono indecisa. Nel senso che Gilla è una persona... Ecco, stavolta verrai. Eh, me la immagino comunque una gran lavoratrice. Ecco, è cresciuta anche Moira, ragazzi. Io non posso neanche modificarne il look, vabbè. Um, me la immagino, dicevo, una gran lavoratrice. Quindi non, um, non ce la vedo, ragazzi. Cioè, secondo me soffrirebbe a stare in pensione. Però ditemi voi. Oh, guardate qua. Mamma mia, ragazzi. Che look, tutti vengono da te. Beh, certo. Secondo me lui sta ballando, però vorrebbe parlare con lei. Perché secondo me, ragazzi, visto come si è concluso, guardate lei come lo ignora proprio. Non se lo fila di striscio, sta pure lontana. Eh, perché secondo me, dicevo mh, in realtà, ragazzi, lui voleva invitarla non tanto per un appuntamento romantico, quanto perché è rimasto male comunque, no? Di quello che è accaduto. Fermi, 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 oh, fatemela vedere. Fatemela vedere la piccola Moira, Moira Patata. Eh, perché tua sorella non è venuta? Oh ragazzi, guardatela! Patata! Tutta mammina, eh? Non hai ripreso un pelo da papà, mm, apparentemente, ma voglio vederti bene. Oh, ecco! Secondo me lei è tutta la mamma, guardate, co i colori sono proprio di, di Claire. Cioè, ragazzi, lei, secondo me guardate lui che si è avvicinato. Eh, li rode ai due ragazzi. Stanno discutendo, secondo me. Lui sta dicendo: Ma uh, cioè, eh, ti rendi conto di quello che hai fatto ieri, per favore, davanti a tutti? E lei chiacchiera con Mirko. Oh mio dio, non capisco perché te la prendi tanto. Siamo un gruppo di ballo. <ride> cioè, sono. Insomma, queste cose fra noi non dovrebbero destare problemi, no? Eh, insomma. Uh... Non essere noioso Ecco, va bene, se abbiamo capito Arriva il Gianluca del Luca Per cui, ma come aiuta a recuperare una cattiva relazione? Ma con chi? Con Tetsu? Ah, beh sì È morto Tetsu, ragazzi oh, Povero Tetsu Che secondo me lei, per far un po' ingelosire lui Perché sappiamo, ragazzi, che lei è un po' civettuola Quindi racconta una storia incredibile Guardate lui come la guarda Guardatelo Proprio ragazzi gli gira il plumbob si vede Altro che fiducioso Secondo me è proprio incacchiato con lei Perché è rimasto male del suo atteggiamento Cioè sa com'è fatta Però da qui ragazzi mm, no, A metterlo a disagio comunque perché E secondo me lei farà una battuta di abbordaggio audace Con il caro Gianluca De Luca davanti a lui proprio Non gliene frega un pero Guarda, qua voleva chiamare la polizia per un bacetto. Ma ti rendi conto di quanto è esagerato? Mamma mia, guarda, neanche eh, avesse subito l'attacco di un pipistrello, non credi, caro Gianluca? Eh, non la sta prendendo molto bene. Eh, sì, salve. Eh, non è che la storia non gliela ha raccontata proprio tutta, eh, capisce? Mm, sì, vabbè, ma eh, ragazzi, insomma, è Natale, fate pace. Lei, tu sì che. Guardate lì! <ride> Oddio. Tu sì che capisci, caro Gianluca lui ma dice a me... La smetti, Guardatelo ragazzi, non incacchiato Tesoro, gli stai rovinando il Natale! Voglio dire, ma te ne rendi conto? Vabbè, io non ho parole. Tu basta, tornatene a casa! Oh, basta così! No, vabbè, scusate, fe 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 fe. Ma non era ancora giovane ragazzi quando... Ma ora no, cioè sto subendo ragazzi uno sconvolgimento dopo l'altro. Cioè vi giuro, ma non era giovane fino a poco fa? Io ragazzi sono sconvolta, boh. Era, vabbè, era giovine. Era, era allora dunque, sentite, prendete una porzione insieme, fatemi il piacere perché qua sto Natale ragazzi eh, e poi sedete insieme perché la vedo, la vedo dura qua. Eh, beh, vedi, i soldi non fanno la felicità. Anche se non ho tanti soldi, eh, sono uno scrittore notevole e posso ancora rimorchiare le belle donne, eh, anche giovani. Senti, um, caro nonnetto, direi che non sei all'altezza, vedi? Non fare il disco rotto. Ma ragazzo, io ho viaggiato molto, ma quando? Quindi, um, fidati che lo so. Guardate, guardate come la guarda. Gianluca potrebbe essere tua figlia. Vabbè, ragazzi, non ho parole. E quindi lei farà una conversazione profonda con lui. Ma solo al semplice scopo, ragazzi, di fare ingelosire. Ecco, qua si è rotto pure questo. Sostituisci, di fare ingelosire il. Um, il poveretto di turno. Allora, lei verrà qui, e pone una domanda spinta: del tipo: Ma non. mica sarai geloso, vero? Eh, e tu tesoro mio, vattene, guarda perché decisamente è meglio così. Eh, che è qua, condividi i pensieri malinconici, ma per quale motivo? Per quale motivo? Ma sediti qua vicino al tuo amato, ecco. E fai un brindisi con lui. Eh, e poi dopo goditi la compagnia, non sarebbe una cattiva idea godersi la compagnia, eh. Goditi la compagnia tesoro. Vediamo tua sorella invece che va sfacciata come sempre. Allora? Eh? Ma dai su! <ride> non vorrei mica propormi cose strane, vero? Tipo fare fichi fichi in un razzo spaziale? Guardate, l'ha ignorata di brutto, ragazzi, è offeso. Lei è molto felice perché, ragazzi, si diverte a stuzzicarlo. Guardate, lui viene qua a chiacchierare Allora, <ride> chiacchiera con gli amici, ma la ignora! Allora, Dylan ha ricevuto a tu per tu con i piano bar come tenere una nota senza rigettarla. Non so cosa debba farci, però vabbè. Ne farà tesoro, mi fa tanto piacere per te, caro. Eh, e lei, ragazzi, non si dà per vinta, ovviamente, quindi vieni qui e secondo me gli fa una battutina di abbordaggio del tipo "Ma dai, non ti sarai mica offeso, spero". Forza, vediamo un po'. Eh, dai, non sarai offeso, vero? Beh, ecco io, beh, sì, un pochino, sì, certo, come no. Vedi, non mi piacciono questi tuoi comportamenti da lama. Eh? Non mi devi trattare in questo modo, io a te ci tengo. Ma non sembra proprio che invece tu ci tieni a me. Ma come non ci tengo? Ma certo che ci tengo, guarda, te lo dimostro subito. Eccolo qua, ragazzi. E lui, ragazzi, di nuovo, ci rimane di sasso perché vedete lui... <ride> non riesce comunque. Ragazzi a... si può arrabbiare, può, può infastidirsi, ma non riesce proprio a prendersela con lei. Che vi devo dire, quindi poi dopo magari apridoni. Con mm... facciamo con il gruppetto. Sì, con voi dai, eh ragazzi. La vita è dura qua, mamma mia. Con, con, con Sherry, la vita è dura, ragazzi. Natale? oh, ma perché è Natale da non ripetere? Ha avuto successo, ha avuto successo, ha avuto successo. Tesoro, perché ci cioè hai messo 40 anni a tornare dal, dal portare fuori il cagnolone, ecco perché... Insomma, non sarai imbarazzato, vero? Senti, qua bisogna cambiare musica, capisci? Non mi piace questo tuo modo di fare, eh? Anzi, preparati perché una sera di queste voglio portarti a cena fuori. Che cosa ne pensi? Mm, guardate lei. Non so, penso che dovrà controllare la mia agenda Quando fai così non ti sopporto, guarda <ride> Ha ragione, effettivamente Lei si fa avanti, ragazzi, come minimo Perché, ma dai, non sarai veramente arrabbiato con me, spero Eh? Ma come faccio ad essere arrabbiato con te? Esatto come fai ad essere arrabbiato? Con una come me, eh, certo, tesoro. Sei sempre molto, ma molto, ma molto modesta. Caro, scusami, non è che io voglia indagare. Ma dove stai guardando? Cioè, ragazzi, ora sono io che penso male. Ma dove sta guardando? Eh, 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 mio caro, sporcaccione. Ora, fa ora te lo devo proprio dire. Senti tu, tesoro, io vorrei che tu, come dire. Chiedi della sua giornata Vorrei che tu interagissi un po' di più Questi che stanno litigando No ragazzi vi prego pure a Natale eh, Fai un complimento a tua nipote Vorrei che chiacchierassi un po' di più con loro Oh apri il regalo tesoro Vediamo cosa trovi Io ho altro che carbone Una macchina per karaoke Ole Eh sì ragazzi Sta proprio no eh, In linea con ehm, Con le passioni Quelle che sono le passioni comunque di Cherry perché io volevo farle sviluppare anche l'abilità di canto Vediamo invece un po' la nostra Rebecca che cosa ha ricevuto Una macchina fotografica Ragazzi ma nemmeno a farla apposta Ma dai che bello Certo ne aveva una migliore Ma dettagli ragazzi Voglio dire che bello Neanche. Cioè, Sembrano proprio regali ragazzi fatti apposta Quindi Olè che bei doni, ragazzi. Eh, lei è molto flirtante in questo momento. E quindi viene da lui e gli fa una posa sexy, ovvio. Tu, caro, uh, fai una bella cosa. Vieni qui a ballare e anche tu. Vai, balla insieme tutti quanti. Perché è meglio che non guardi come si comporta tua figlia, guarda, è meglio veramente di no. Tesoro, quando vuoi, ecco, fai il giro. Tesoro, lui sta qui. Guardate come si guardano. Lei gli lancia questi sguardi. Secondo me, cara, si mette male. Questi due si scanneranno prima o poi. Guardatela come si atteggia da lontano. Ma è tremenda. Eh, devi andare in bagno. Forse è meglio che ci vai in bagno se non vuoi fare la figuraccia. Io, ragazzi, non lo so. Dai chiavi della residenza, eh? certo, ci manca pure che gli dai le chiavi, così ce lo troviamo qua. Un giorno sì, e l'altro pure. Da, uh, sentite, da lui. Detto... E secondo me lei, ragazzi, come minimo, farà una conversazione profonda. Del tipo, cosa ne pensi di quello che è accaduto, no? Fra me e te: Io lo so cosa vorresti da me. Di diciamolo. Se tu pensi che io da te voglia solo quella cosa, ti sbagli. Lo sai che ho una cotta per te sempre fare qualunque cosa ti regalerei qualunque cosa eh, lo sai insomma quello che provo sì certo immagino che vorresti come dire ecco ha scoperto i seguenti tratti di mirko romantico rebecca mi fa tanto piacere tesoro eh, vorresti come minimo no stare insieme a me avere un cassettone magari in questa casa sposarsi tutte le cose noiose eccola lì mm. E lei sussurra seducentemente. E tutte le cose noiose, vero? Ma non lo sai che il matrimonio è come restare ammanettati per sempre a qualcun altro? Tesoro, grazie. Grazie mille perché tu sei l'erede di questa legacy. Non dovresti dirle queste cose, ma proprio in generale non dovresti dirle. Erede o meno, però vabbè. Eh? Ma è uno scherzo, eh? Guarda che il matrimonio è una cosa seria, ma sì, certo, come no. E lui stai scherzando, ho capito, stai scherzando. E lei, ma no, che non scherzo, non pensi che invece potremmo comunque divertirci? Immaginiamo che stia sussurrando all'orecchio. Anche senza alcun legame? Eh, tesoro... Io eh, non me lo stuzzicare così perché, poverino... Cioè, poni una domanda spinta, ecco. Insomma, non ti andrebbe di divertirti con me? Io, eh, cioè, eh, nel senso, non, non sono quel tipo E lei cercherà, ragazzi, di stuzzicarlo proprio fino alla fine Andiamo Vuoi dirmi che non vuoi farmi vedere i tuoi box? Ragazzi, non, cioè, io non voglio, cioè, Io, Non voglio, guardate la, guardate la faccia, cioè, l'espressione proprio Guardate come sta ammiccando ma di brutto! Io questo poveretto, ragazzi, secondo me ne esce fuori pazzo A forza di combattere con questa qui, io ve lo dico Mentre invece, no, lei sta qui, sta cercando di... Allora, non pensi ne dovremmo parlare di quello che è successo? Cioè, insomma, non è che siamo andati a cena fuori a mangiare del cibo spazzatura Ma abbiamo condiviso un momento importante e mi sono sentita un lama, sai? <ride> Anche nel modo in cui è avvenuto Ho letto tanti libri al riguardo e forse non doveva avvenire in modo così Cioè, insomma, forse in modo più romantico? Tesoro, ti sta parlando, potresti smetterla? Eh? Dimmelo, cioè, non lo so, mi sento come se... No, avessimo affrettato forse le cose? Mi sono comportata in modo sciocco? Eh? Sai come quando uno vuole addentare... Addestrati con Mirko, ma che vuol dire addestrati con Mirko? Come quando uno vuole addentare proprio... Quel boccone prelibato. Eh, tesoro. Non, non dire così. Però io devi sapere che io nutro una profonda ammirazione per te. Ma, ma che cosa stai dicendo? Cioè, stiamo insieme ormai da anni? Perché, sì, obiettivamente loro stanno insieme da anni. Eh, vuol dire che mi guardi sempre nello stesso modo, vero? Non devi indossare tipo degli occhiali da sole per eh, guardarmi. Ma certo che no, tu sei sempre splendida. Oh, allora potremmo, proprio, cioè, come dire, mh, uscire alla luce del sole? Nel senso io. Vorrei qualcosa di più, sai? Vorrei sistemarmi ora. Insomma, ho trovato un lavoro. Sono. In età giusta per sposarmi. Sembra. Pensi che stia dicendo una. Una. monnezzata? No, tesoro, non la stai dicendo. Ti dico solo che sono le 6 del mattino e quindi forse lui deve ragionarci un po' su. Cioè, la nostra, ragazzi, vuole, secondo me, fare un. Il passo, il grande passo fondamentalmente, e quindi secondo me lei proverà prima, ragazzi, di chiudere l'episodio a chiedere a Mirko se vuole convivere. Anzi, prima di fare questa cosa, io ce la vedo, ragazzi, che lei va dalla madre. Ragazzi, assolutamente, farà una conversazione personale profonda. La farà sia con sua madre che con suo padre. Che guardate, ragazzi, che movenze, santo cielo! Vediamo un po' se puoi farla anche con lui, ma dovresti. Ok, mamma, devo parlarti di una cosa importante. Dimmi tesoro. Eh, la mamma ha ritmo di musica, tesoro. Vedi, non ci vuole una scienza per capire che ormai sono adulta. E che vorrei, come dire, chiedere a. Il mio adorato Mirko se può venire a vivere qui? Ci sono problemi per te. Ma tesoro, no, certo, buttati, non fare come tua madre. Che vedi, ha trovato l'amore in tarda età e ora è, è decrepita mentre suo padre è ancora giovanissimo. Bene, ok, mi fa piacere. Non dire così, tesoro. Quindi sei d'accordo, mamma. Insomma, non è che la mia è un'idea un po' pazza, vero? <ride> Sai, eh, immagino. Posso averti lasciata come una statua con questa mia richiesta? Ma tesoro, ma assolutamente no! Eh, siamo nell'era digitale degli smartphone sono una madre moderna, perciò vai, chiedi anche a tuo padre e vedrai che andrà tutto bene, quindi lei, forza, chiedilo anche a tuo padre tesoro. Hai sentito Claire? Mia figlia vuole mica perde tempo ad andare a cena fuori, vuole andare a convivere, ecco bene. Papà, io ti voglio tanto bene, lui sì tesoro, dimmi, ma papà deve andare in bagno, perciò veloce. Caro, puoi ascoltare quello che dice tua figlia un minuto? Fermati un attimo. Poi vai in bagno, davvero, ma prima puoi ascoltare. Cara, però, ti invito ad andare in fretta perché tuo padre, insomma, sta per diventare anziano pure lui. Quindi, probabilmente la prostata non è più quella di un tempo. Vedi, papà, come diceva la mamma, non ci vuole una scienza per capire che sono ormai diventata grande, quindi sì, tua madre mi stava giusto accennando, lo sai che non riesce a tenersi in segreto. Perciò, anche se la cosa mi fa rabbrividire, ehm, perché sei così, insomma, già grande. No, però per me va bene Oh papà, grazie Grazie, lo sai, non voglio perdere tempo nella mia vita Tipo a mangiare cibo spazzatura o altre cose Io voglio sistemarmi, ok, va bene Vediamo uh, Ma qua si parla di addirittura convivenza Cioè lui dovrebbe trasferirsi Ma te che ti frega, tesoro Scusami, eh È vero che sei una sua amica Perché fondamentalmente, ragazzi, no Eh, loro sono più amiche Me le immagino amiche Però, insomma um, Vediamo come la prende il... Um, L'interessato qua È... Eh. Caro, vedi di comportarti in modo appropriato, altrimenti testata. Forza, fatti coraggio, vieni qua da lui che guardate ragazzi, è sciolto altro che anguille qua. Eh, ma lo sai, Potreste dividere le bollette, Vedila in questo modo. E lui, di cosa stai parlando? Non hai capito? Eh, dovrei trasferire tutti i tuoi libri qui, anche con lei e lei. Allora, te la senti di convivere qui? Certo, ci sono i miei, immaginiamo, no? E lui, però, ragazzi, obiettivamente. E dice sì! È perché, ragazzi, stanno insieme da una vita. Si amano, insomma, tutto va a meraviglia. Perché dovrebbe dire di no? Inoltre, ehm, cioè, vuole iniziare, no? Questo percorso con lei. Sta con la speranza che una volta, insomma, che avranno un po' ingranato anche dal punto di vista lavorativo, potranno prendere abbandonare il nido, ragazzi, e farsi la propria vita. E quindi sì ragazzi, Mirko concludiamo questo episodio con Mirko che accetta di trasferirsi qui a casa Redfield. E invece Sherry ragazzi, l'abbiamo vista, a quanto pare ha buttato anche l'occhietto su Gianluca De Luca. Sarà ragazzi perché è veramente interessata, anche perché, cioè, come ho detto, no? Qualcuno di voi, se non ricordo male, è stata proprio uh, Cherry Blossom Channel Che già quando era adolescente ha detto Ma secondo me lei un pochino lo guarda in modo un po' E effettivamente ragazzi, sì, cioè nel senso a lei affascina comunque Anche se è parecchio più grande di lei però il caro Gianluca insomma sta, sta messo bene, quindi eh, lei è rimasta affascinata da questo tizio, no? Poi ehm, nutre un profondo affetto per lui, ragazzi. Però c'è comunque ecco, questa, questo fascino, diciamo. E quindi chissà come andrà a flirtare tranquillamente, ragazzi, davanti al, a Mirko 2 eh, praticamente. Proprio senza farsi problemi, lui si è fatto un po' girare. Però poi è stata brava fondamentalmente a infinocchiarlo. E siamo di nuovo da capo 12. Non so come andrà a finire fra questi due ragazzi. Ma secondo me, il caro Mirko diventerà pazzo. Detto questo ragazzi, direi che possiamo fermarci qua per questo episodio Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i vari modi per contattarmi La programmazione del canale, insieme alle playlist Ma soprattutto il link al canale dei miei amici youtuber Che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 E gameplay con la PlayStation 4 e PC Mi raccomando, andate in tutti i loro canali iscrivetevi Perché ne vale veramente la pena ragazzi attivate la campanellina perché solo in questo modo Ogni volta, quindi solo attivando la campanellina ragazzi Ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un uh, video comunque sul suo canale Vi arriverà una notifica Quindi mi raccomando campanelline attive Detto questo ragazzi vi ricordo ancora Del mio secondo account Instagram nel quale sto pubblicando Valuccia Sims Stories Nel quale sto pubblicando la storia della famiglia Huggins Quindi fatemi sapere cosa ne pensate Passate a trovarmi perché mi farebbe veramente Tanto 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 tanto, tanto, tanto piacere Detto questo, io vi auguro un fantastico inizio settimana. Una buona giornata, una buona serata a seconda del momento in cui guardate questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete bene: Sul Sul Simmers. E non.